Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di The Coach. Saluto il nostro pubblico. Buonasera e benvenuti coach, buonasera e benvenuti giudici. Il capitano di questa sera è Maura, quindi io vi auguro buon lavoro giuria e passo subito la parola a Caterina per presentare il primo artista. Con il suo inedito Grandi a metà, io vi presento Magus. Tornavo a casa tardi e davo sempre colpa agli altri. Mio padre mi diceva tu sbagli. Lo capirai, capirai, capirai. A me è piaciuta molto, sei centrato su quello che scrivi e su quello che canti, bravo. Passo la parola a MC Fleva. Sulle note di Killing Me Softly, Sara di Cristofano. Killing me softly with her song. Killing me softly with her song. Il senso del ritmo c'è, non è male, però ancora a volte le dinamiche sono troppo fuori controllo, quindi a volte ti partono delle note forti e questa cosa un po' si sente. Un altro consiglietto che ti voglio dare è questo: quando fai un pezzo in inglese, cura bene bene la pronuncia. Cristiano. Caterina Negri. Tutti tranne Maura, che voterà per ultima, votate adesso. 3 sì, quindi cambio. Grazie. Sì, è un podio per Caterina. Maura, tu cosa avresti votato? Sì, sì, anch'io le avrei dato una possibilità. Con chi vorreste sostituirla? 3 voti per Sara. Sono d'accordo, avrei cambiato con la stessa artista. Diciamo che la tua esibizione mi è sembrata molto fragile, questa è la percezione che ho avuto io. E quindi credo che sia più giusto dare la possibilità di andare avanti alla danzatrice. Grazie mille. Esther, puoi presentare il tuo artista? Virginia Martelli. Podio sì o podio no per voi? 3 sì, quindi 3 cambio. E Virginia prende posto sul podio. Maura, tu cosa avresti votato? Sì, assolutamente sì, ti meriti il podio. Grazie. Dovrete dirmi adesso con chi vorreste sostituirla. Votate ora. 2 voti per Caterina, 1 voto per Magus. Potresti essere decisiva, Maura. Caterina, quindi con 3 voti per Caterina è lei che cederà posto sul podio. Trovo l'esibizione di Caterina un po' più, diciamo, basica, anche se hai una bellissima personalità e una fortissima presenza scenica. Mi dispiace, va benissimo così, grazie. Tutti tranne Maura, votate adesso. 2 voti per Magus, 1 voto per Virginia. Maura, a te l'onore. Io vado su una direzione pensando a cosa potreste fare fuori da qua e chi magari di voi due ha più possibilità, e do il mio voto. Quindi è Magus che vince la sfida di questa sera. Io invito Grazie. Virginia, meravigliosa, a prendere il centro del palco con me. Lo studio diventa rosso e siamo arrivati al momento di salutarci, Virginia. Brava. Questo applauso è per te. E io ti faccio veramente un grande in bocca al lupo per tutto. Magus. Magus, vieni qui. Eccoli. Perché possiamo dirlo ufficialmente che hai vinto tu questa sfida. Grazie mille a tutti. Grazie mille. Bravo Magus, la felicità di Caterina che mantiene a 6 il numero dei concorrenti nel suo team. Complimenti Magus, Taglie. Buon lavoro e noi ci Grazie. Vediamo presto. Grazie, Grazie Magus, mille a complimenti Mai ancora. Mai darsi per vinti. Mai darsi per vinti. Mai darsi per vinti, e lo dico anche a voi, miei cari coach, perché è arrivato proprio quel momento lì. Uno di voi dovrà andare al centro del palco, non sarò io a chiamarlo, ma sarà il nostro Davide Pacassoni. Buonasera. Ciao Davide. Buonasera. Vorrei subito partire con chiedere al coach di venire qui a mio fianco. Vorrei Caterina. Facciamo un applauso alla nostra coach del Team Rosa. E ti dirò di più. Vorrei anche MC Fleva, Cristiano ed Esther. Tutti? Sì.
Coach, ho capovolto la clessidra. La finale si avvicina e devo giocare a carte scoperte. Uno di voi dovrà lasciare lo studio. Caterina, non sei tu a dover lasciare lo studio. Torna al tuo posto. Cristiano, non sei tu a dover lasciare lo studio. Torna al tuo posto. Esther, MC Fleva, il coach che deve lasciare lo studio è... MC Fleva. MC Fleva, sei tu a dover abbandonare The Coach. Io invito Esther a tornare in postazione. Grazie Esther. MC. Se devo uscire, esco sapendo che sono uscito con i miei amici. Per loro mi levo gli occhiali, per voi mi levo gli occhiali, per tutti mi levo gli occhiali e mi dispiace. Mi dispiace, devo chiederti di lasciare lo studio. Un applauso a MC Fleva, per favore. Grazie, grazie a tutti. Perché se lo merita. Grazie a tutti. Mi dispiace tantissimo. È arrivato Patrix. Patrix con il suo sempre mutismo. Davide, sì, raggiungi i ragazzi. So che anche per Davide è molto difficile. Ciao, ogni grazie. Volta facciamo un applauso a Davide che sostiene e conosce il coach, credo, meglio di chiunque altro. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio il nostro pubblico. Grazie coach, grazie giuria per essere stata con noi. E noi, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!